E mi commuove, perché spesso nella vita aspettiamo sempre quando non c'è più niente da fare. Vi ringrazio Carlo perché mi ha dato modo di avvalorare sempre di più ciò di cui siamo convinti, di questi valori di fondo umani, profondamente umani. Chi sei? Dimmi il tuo nome. Salve signore, io mi chiamo Anne e lei? Anne? Ma che razza di nome porti? Da quando il corpo ha un nome e l'anima un altro? Non c'è soltanto appunto la sofferenza, dicevo, il fine vita, ma anche una meditazione sulla vita, quella vera, sui valori veri, quelli di un tempo. Lì c'era veramente sogni, incubi, c'era di tutto. Dava quella sofferenza e quella condivisione che spesso dimentichiamo. Il Covid ha rappresentato sicuramente una grossa sofferenza per chi non voleva bene, perché ha molto sofferto nei giorni in cui doveva aspettare una telefonata e sentirsi dire si sveglia, sta bene, si riprende, no, non sta bene, non ce la fa. Vi posso dire che ho incontrato delle persone straordinarie. Non voglio aggiungere parole perché dopo quello che abbiamo sentito.